Rendere l'Europa accessibile ai cittadini sul territorio è questa la mission dei centri Europe Direct, che dedicano un occhio di riguardo in particolare alla popolazione giovanile. Con l'imminente partenza dell'anno scolastico, il nuovo centro Europe Direct Montagna Veneta, operativo presso la sede del GAL Prealpi e Dolomiti, proprio sui giovani focalizzerà l'avvio della sua attività. Lo sportello Europe Direct Montagna Veneta parte proprio con una iniziativa rivolta alle scuole superiori. Nello specifico sono stati scelti i licei scientifici e le classi terze. Questo primo incontro con le scuole per noi è straordinariamente importante perché la Commissione europea ha dato a noi sportelli Europe Direct proprio il mandato di incontrare i ragazzi delle superiori, portando dei temi fondamentali per l'Europa in questo momento, ovvero sia la priorità legata al Green Deal e alla transizione digitale. Differenti le azioni che verranno proposte. Con i ragazzi abbiamo pensato di lavorare in una modalità di coprogettazione, coinvolgendo evidentemente anche gli insegnanti, che sono sempre fondamentali in questo caso. E, dopo una prima parte legata alla spiegazione delle priorità e delle politiche dell'Unione Europea, inizieremo con loro a creare e a conoscere meglio le possibilità che loro hanno di essere dei veri protagonisti nell'ambito del futuro dell'Europa. Tramite un'apposita piattaforma online predisposta dalla stessa Commissione Europea, gli studenti potranno dare sfogo alla creatività partecipando ai dibattiti incentrati sul futuro dell'Unione Europea, esprimendo le proprie opinioni e proponendo al contempo soluzioni alle sfide e priorità future. Sarà possibile caricare dei video, delle immagini, delle relazioni che lasciano traccia della propria idea sul futuro dell'Europa, sui temi cardine che ci aspettano. All'orizzonte l'avvio delle attività con gli studenti bellunesi e non solo. Intendiamo partire non appena i consigli di istituto daranno il via libera a questo programma che abbiamo presentato e quindi di concluderlo entro dicembre.